Giusto, ragazzi, sono il Cracco 52 su Yakuza 4 in canottiera, perché ragazzi è caldissimo. E ho scoperto una cosa: ho appena registrato un video di Yakuza e ha dato tutto al cesso, perché ho scoperto che il OBS, se io premo A su OBS, ferma la registrazione. Quindi avevo appena avviato la registrazione, ho premuto A senza cliccare su Yakuza e mi ha fermato il video e ho registrato niente praticamente. Quindi è stato veramente un peccato, perché c'era la quest dell'uomo del carry. Però due episodi sul carry, ok. Stai cercando qualcuno? No, niente, no, sono un po' nervoso a entrare. E tu lo sei? Kyusan? Sei Kyusan, no? Sì. E tu sei? Aspetta un attimo. Tu sei la figlia di Date, Saya? Sì. Da così tanto tempo, 5 anni, mi hai veramente aiutato. Mi hai veramente aiutato quella volta. Beh, sono contento che le cose vanno bene per te. Date parla sempre di te. Cioè, parla di te tutto il tempo. Ho sentito che stai cercando di diventare una parrucchiera. Stilista di capelli, la parrucchiera. Estetista. È giusto. Sono appena uscito di scuola, adesso sto facendo l'apprendistato. Un apprendistato, tipo lo stage. Sei venuta a vedere Date, dentro. Sì, volevo parlargli di qualcosa, ma non sono sicura come come tirar fuori l'argomento. Ti serve il suo consiglio? Sì, qualcosa del genere. Non è che faccio, non è che concludo qualcosa qua. Dovrei entrare. Vieni con me? Ok, posso farlo. Bene, tutto ora è qua, sì, mortacci vostra. Mortacci vostra. Che fastidio, che fastidio. Guardate che sta pulendo il tavolo. Benvenuto. Ah, Saya, che stai facendo qua? Di punto di bianco. Kiryu, l'hai portata qui? No, l'ho incontrata fuori. Ha detto che avevo qualcosa da parlarti. Papà, potremmo parlare un attimo? Sì. In quale casetto sei inficcata stavolta? Beh, non stare qua, non stare lì. Vieni qui se senti. Ma mi date, sei brusco come... Quindi, cosa c'è? Beh, vorrei dirtelo. Mi sto vedendo con un estetista che lavoro. Il suo nome è Minoru. E il suo lavoro sta diventando piuttosto famoso. Comunque, stiamo uscendo da un anno. E stiamo pensando di andare a vivere insieme. Quindi? Ha già incontrato mamma, quindi speravo di poterlo introdurre anche a te. Mi sto per incontrare al Caffè Alp. Ok, ma perché è così importante per me per incontrare sto tizio? C'ho da lavorare, lo sai, no? Non posso fare pausa. Beh, so che saresti arrabbiato se... Ti saresti arrabbiato se mi sono... Cioè, andavo a vivere con lui e non ti dico niente. Volevo introdurtelo prima. Scusa se pensi che sia solo Vabbè. Ma non ti serve la mia approvazione. Va e fa quel che ti pare. Ah, papà, perché sei così testardo? Stai facendo solo scuse perché... Stai puntando scuse perché non vuoi incontrare il mio ragazzo. Saya. Cosa che aspetti che faccia? Non posso fare pausa, cioè non posso andare via mentre che il bar è aperto. Ma, Date, perché non vai a incontrare il suo ragazzo? Voglio dire, questo qui è il tizio che qui tuo figlio sta andando a vivere, è importante. Stane fuori, Kiryu. Senti, posso fare... No, Kiryu, non fare tu il bar. Non è che... No, in effetti sì, non è che non ho mai fatto il barista prima. Ma mettete Sage, ma mettete a chi... No, chiamano... C'è Tanimura lì, mettete lui. Va bene, ma solo per un po'. Kiryu, non rompere niente. Grazie, papà. E anche te, Kiryu-san. Quindi, quando dovresti incontrare questo tizio? Dovremmo andare subito? Arriva sempre in anticipo, quindi se andiamo adesso dovremmo essere giusti. Ok. Kiryu, grazie per tenere a bada il posto. Cerca di non menarti col tizio. Non stavo chiedendo per i tuoi consigli. Va bene. Sì, beh, andiamo. Ma
mia, che cringe. Kiryu, è da un po' che non si vedono. Speriamo che si stiano divertendo. Cioè, avrebbero chiamato se ci mettevano tanto. Forse stanno nei casini, dovrei andare al caffè Alpi. Ma e chi è che bada al bar? È ridicolo. Dovevamo aspettare tutta la notte per questo qua. Dove potrebbe essere andato Minoru? Ehi, date. Ah, Kiryu. Kiryu sa. Sono venuto a vedere se stava, cosa stava succedendo, visto che ci mettete così tanto. E il ragazzo di Shire non è ancora apparso. No! Cosa, questa gente giovane sti giorni! Essere così in ritardo è disdicevole. Non posso chiamarlo, non riesco a chiamarlo, non è mai arrivato tardi. Speriamo che non sia in un incidente. Forse non voleva avere a che fare con me. Minoru non è così. Qualcosa di essere successo. Chissà. Ma vai col grembiule da bar. Dovremmo controllare l'area. Io vado a vedere se posso trovarlo. Vado anch'io. Ok. Dividiamoci e cerchiamolo. Cioè, che aspetto ha? È un cappello nero e una giacca verde pisello che veste molto spesso. Anche oggi ce l'ha probabilmente. È abbastanza normale, quindi potrebbe essere difficile da trovare. Ma ha detto gay! Green! Papà, svegli tu? Credo che è meglio che vado a lavoro. Vabbè, se lo troviamo ti chiamo. Possiamo incontrarci di nuovo dopo. Che rottura, vabbè, chiamatemi se appare. Scusa papà, anche a te che lo sa. Non avevo idea che questo qua, questa roba stava succedendo. Vabbè, non preoccuparti. Ti chiamo se lo trovo. Con quale telefono? Non è mica il numero di Saria. Kiryu! Che cazzo dici? Vabbè, Kiryu è drogato. Una fottutissima revelation. Aspetta un attimo, parla. Hai sentito? Un rapitore ha preso un ragazzo come ostaggio e lo sta usando come scudo nel tetto di sopra. Ho visto una donna detective che lo ricorreva. Spero sia tutto bene. Un rapimento, eh? Aspetta, dove? Aspetta un attimo, Dove vedere? In quale tetto? Quale tetto? Forse in un tetto. Aspetta, in un tetto. Toglietevi tutti dalle palle. Via! Ecco il tetto. Dov'è il marrano? Non c'è nessuno qui! Ma non c'è nessuno, non dicono cazzate, dicono. Non c'è niente, vaffanculo, va. Aspetta, forse. No, non c'è niente. Ah, grigio! Mi sa che ho letto male. Sei tu? Mamma mia! Che NPC? Sei Minoru? Sì. Chi sei tu? Sono Kazuma Kiryu, un amico del padre di Saya. Conosci Saya? Piacere di incontrarti, sono Minoru. Uomo, sei asiatico generico, ma cazzo! Ma sai anche tu, ma vabbè. Vabbè, sono gusti, sai. Non approvo, non approvo. Cosa stai facendo qua? Saya ti sta aspettando. E questa bambina. Sto cercando di trovare sua madre. Trovare sua madre. Le ha detto che è persa. Sembra che lei e sua mamma dovevano guardare una roba al teatro. Dov'è la mia mamma? Ok. Chi è questa qui, quindi? Quando trovavo... Stavo cercando... cercando la madre di questa bambina. Qualcuno ha rubato la borsa a questa donna. La borsa è un memento di mio marito. Vorrei avere di nuovo la sua penna dietro. Ho capito. E questo qui? Quando ho provato a... Ma questo qua è stato sommerso dalle stronzate di Kamurocho che capitano a tre sotto queste in contemporanea. Quando ho cercato di inseguire il ladro, gli sono andato addosso. Ho perso il mio rete contando, sono ciecato. Ok. Adesso capisco perché sei così incasinato. Avresti potuto anche chiamare Saya. Veramente? Ho perso il mio telefono da qualche parte. Uomo, sono deficiente. Sei un cretino qua. Madonna santa, sto deficiente.
Voglio la mia borsetta! Non voglio le mie bombole. Va bene. Cosa faccio? Aiuto a trovare il niente a contatto. Io faccio il resto. Cosa? Prenderò, recupererò la borsetta di questa donna e troverò la madre di questa bambina. Sei sicuro? Vuoi far aspettare Saya suo padre ancora? Che io se lo apprezzo molto. Continuerò a cercare le lenti a contatto di quest'uomo. Ma poi sono tutte sporche. Ma come fate? Ma puttana galera, ma dove diavolo devo andare adesso? Guida, mi aiuti. Guida, per favore, mi aiuti, perché qua è un disastro. Allora, non qui. Dov'è? Allora vai a Theater Square per trovare la madre. Va bene, andiamo a Theater Square. Senta signora, sua figlia è letteralmente due secondi di camminata. Senta, oh mio Dio, dove potrebbe essere andata quella bambina? Mi scusi, la tua figlia è una bambina vestita in blu militare? Sì, è lei, l'hai vista? Sì, è davanti alla Millennium Tower. Quell'edificio gigante. Un amico mio la sta controllando. Ah, grazie, grazie mille, andrò subito. Si vergogni. Si vergogni. Allora, dopo dove bisogna andare? Vai a Shikifuchi Parking Lot. Va bene. Questa città. Ma io mi domando perché Kiryu 1 non ha fatto esplodere questa città. Perché porca troia è un disastro. 2, cazzo, fatelo sindaco. Porca troia, fatelo sindaco. Beh, in effetti, Chairman del Tojo Clan sei tipo sindaco di Kamurocho, quindi. Dov'è? Eccolo lì. Uomo sospetto. Ma come? Ma sembra che cazzo, sai, capite chi sembra? Dio mio, c'è un mangaka con quei baffi lì, non mi viene in mente adesso, vabbè. C'è anche il libretto degli assegni. Ehi, questa penna è piuttosto figa. Potrei portarla a un negozio di pegni. Uomo, sei in un parking lot in mezzo a nulla. Ehi tu, dammi quella borsa e tutto dentro. Mi ha fatto cagare addosso. Eh? Chi diavolo sei tu? Io sono un tizio che ha fretta, ecco qui. Dammela. Oh, me la prenderò. Che cazzo vuoi? È mia adesso, devi. Dai, veloce. Sì, dai, uomo di Kamurocho, non sei neanche ladro. Neanche sei un ladro, sei un uomo di Kamurocho. Dai, pestalo. Non serve. Vabbè, senti. Ti faccio pure la tanto. Chi è? Tipo mortissimo, una gomitata qua. Urg. Che sperdita di tempo. Almeno ho preso la borsa. Kiryu, non farmi andare a Millennium Tower. Oh! Mamma mia, questa città di merda. Dai, avanti, veloce. Ecco qua. Kiryu-san, ho trovato le denti a contatto. Sì, grazie a te. No, non è vero. No, grazie a te che. La madre di quella bambina è venuta qua. Ok, grazie. Ecco la e questa è la borsa. Sì, fammi vedere dentro. Grazie a Dio, la penna di mio marito è ancora qui. Non so come ringraziarti. Non preoccuparti, non potevo sedere. Ma Kiryu, solo perché dobbiamo portare sto deficiente qui al ristorante. Grazie mille. Si prenda cura di lei, di sé, giovane uomo. Beh, in effetti, a 40 anni, Kiryu, però, in confronto alla nonna, è giovane. Ok, andiamo a trovare Saya, giusto? Mamma mia, è inguardabile questo tizio. Va bene, ragazzi, ma come cazzo. Scusa, sono in ritardo. Cazzo, ragazzo, sai quanto ti abbiamo aspettato? Veramente, mi scuso molto. Cosa ti ha preso? Ah, io ero. Non me l'hai organizzato, ho droppato il mio telefono. Minoru, quello non è. Kiryu-san, va bene. Stai ascoltando qualcosa? Calmati adesso. Dammi una propria. Cioè, fammi fare una propria introduzione, ok? Papà, questo è il mio ragazzo, Minoru. Piacere di incontrarla, signore. Ok, comunque, Saya mi ha detto. Mi ha parlato un po' mentre stavo aspettando. Mi ha parlato tantissimo visto il tuo ritardo. Credo che tu se sei una persona importante nel stilista dei capelli, devi essere
Hai uno stipendio importante? Beh, sì. Bene. In questi giorni un sacco di ragazzi non hanno neanche veri lavori. Ma chi? Ma Dante, è quello lì che ti importa. Se hai i soldi, basta. Per mantenere, sai, non ti interessa com'è, non ti interessa come che si comporta. C'è uno che mi arriva. Papà, devo farti incontrare il mio ragazzo. Va bene, andiamo a vedere. Stiamo aspettando da 7 ore, dove cazzo è? Io sei incazzato nero. Credo che vada bene. Non è, ma gli ho chiesto solo se hai soldi. Ma cosa vuol dire? Io non approvo di questi discorsi. Non vado a vantarmi in giro adesso. Fantastico. Ma se pensate di sposarvi, non voglio sentire niente. Non hai fatto una buona prima impressione su di me. Papà, dai. Prendo in ritardo. È ritardo una volta, non giudicarlo perché. No, sì. Potresti essere ritardo questa volta. Ma se non puoi promettere questa cosa semplice, potresti essere in ritardo quando conta davvero. Se qualcosa succede a Saya, posso dipendere che tu. Cioè, che ti prenderai cura. Io. Un uomo deve essere preparato. Ed è quello che manca. Capisci, Saya? Papà. Date. Io solo. Ehi, quel tizio gentile. Ho fatto tutto io, mortacci vostra. Anzi, dice. Sei la bambina di prima. Grazie mille per il tuo aiuto. Non ho fatto niente. È frutto. Certo che sì. Non posso restare abbastanza per aver controllato mia figlia, quindi. Ma non l'hai trovata tu. Che io dici qualcosa. Grazie. Ma Kiryu sta zitto? Perché? Si prende un po' di merito. Chi erano? Ah, ho incontrato quella bambina prima. Era persa, quindi ho cercato di aiutarla. Sì? Perché non ho detto niente? Perché non è di tutto. Ha provato a aiutare una donna a recuperare la sua borsa rubata. Anche aiutato il tizio. Kiryu, ti prego, di qualcosa. Perché non l'hai detto? Ma sei un deficiente. Un tavolo di idioti. Dai. Non ho un cuore di pietra, lo sai, no? Ma chiunque metta a parte le proprie abilità per aiutare le persone che hanno bisogno è una persona abbastanza decente. Potresti essere abbastanza gente di io che mi fido per darti mia figlia. Papà! Sei veramente un vecchio testardo, lo sai, vero? Grazie, papà. Ma essere onesti, non mi piace l'idea che voi due viviate insieme. Cosa? Eh? Perché no? Saya, se vai fuori dalla casa di famiglia, chi la controllerà? Intendi mamma? Sì. Io sto diventando vecchio, ma sto facendo tutto da solo. Tua mamma però. È da più di 10 anni che abbiamo divorziato. Sta lavorando duro per mettere il cibo in tavola e prenderti cura di te. Non credi che sarà da sola quando andrai via? So che tutti quanti. Arriva un punto che vanno via dai loro genitori. So che un padre come me non ha il diritto di farti la predica, papà. Quindi per quello che non approvi che io e Saya viviamo insieme? Sì. Beh, non credo qual è il problema, Date. E di chi è la figlia, Kiryu? Mia o tua? Vuol dire che la soluzione è semplice. Perché Saya e Minoru non vanno con la madre di Saya? No, dai, vivere con la suocera. Guarda, sì. Eh? Kiryu, che idea di merda. Veramente? Potresti avere ragione. Aspetta un secondo. Prima che vai a decidere robe. Non credi che dobbiamo pensare come ti senti tu? Giusto, credo che è una buona idea. E tu, Minoru? Sembra che la mia soluzione. Non voglio che tu ti preoccupi per tua madre.
Minoru. Sembra fare fa. Kiryu. Fatto. Cioè, Kiryu arriva, fa cose, fa per strada, fa, risolve i problemi di famiglia. Che cazzo ci fai qua, pochi? Il bar, chi è che controlla il bar? Nessuno controlla il bar. Non so se mi piace che tu decidi la vita di mia figlia per lei. Che cosa dici a Kiryu Sake dopo tutto quello che ci ha aiutato? Sì, sì. Non arrabbiarti, però. Va bene, Minoru. Va bene. Puoi contarci. Con che faccia? Con che faccia? Questo gioco mi turba un po' a volte. Però, Kiryu, io te lo dico. Tu devi fare un po' incazzarci noi, però, un pochino, eh. C'è un'altra questa davanti. E allora, ragazzi, vedete che per questo momento Yakuza 4 abbiamo concluso. È tutto, Rexy. Se vi piace, commentate, se ci vediamo al prossimo video. Adesso devo andare a salvare al Millennium Tower, se no faccio partire l'altra questa. Ma guardate.